Sì, non solo erano belli, dovete sapere che quella volta la gente, il popolo, aveva soltanto due vestiti. Uno che doveva mettere su dal lunedì al sabato e uno che lo metteva su la domenica. E basta. Quindi una donna aveva un vestito che usava per lavorare tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, e un vestito che metteva la domenica. Ma solo quello, Magari aveva lo stesso vestito per 10 anni. Mentre quelle donne che tutti chiamavano agane avevano dei vestiti bellissimi, delle lenzuola splendide, delle gonne vellutate. E non solo le avevano, prendevano in giro gli uomini. Quando qualcuno passava di là gli dicevano: vieni a rubare il vestito, vieni a rubare il vestito, prova a prenderlo, dai, toccalo, toccalo, toccalo. Ma guai se qualcuno li toccava. Dovete sapere che se qualcuno si avvicinava: mamma, vieni a prendere questa bambina qua che è un po' pericoloso qui. Non so chi è la mamma di questo bimbo che è qua, ma è un po' pericoloso. Ah, il papà, ecco, grazie. Perché ci sono i cavi della corrente, solo per quello. Dovete sapere che quando qualcuno si avvicinava e toccava il vestito, allora le agane cominciavano a dire: e scappa? E lui non riusciva più a scappare. E scappa? E non riusciva più a scappare. E scappa! E quando lo dicevano per l'ultima volta, erano loro a toccare lui, e lui perdeva la memoria e diventava loro servitore.